Per Antonio De Caro è un atto di guerra ai danni del capoluogo. La telefonata del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriva a tarda sera con una certezza: la nomina della commissione di accesso finalizzata a verificare un'ipotesi di scioglimento del comune di Bari dopo il terremoto giudiziario che l'ha travolto, con tanto di arresto dell'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri e di sua moglie Maria Carmelo Russo, eletta a destra e poi migrata a sinistra in maggioranza. L'opposizione aveva aperto il fuoco sin dall'inizio, facendo quadrato nella capitale. Il resto è un'incognita perché il lavoro della commissione ha i tempi lunghi e potrebbero essere più lunghi del tempo che intercorre tra l'insediamento e le urne di giugno, le urne appunto. Il sindaco non ci sta, ribadisce le parole del procuratore Rossi sull'operato dell'amministrazione, eppure di aver raccolto nei giorni scorsi l'intero dossier dei provvedimenti contro la criminalità, 23 fascicoli che non ha letto nessuno, attacca, vista la rapidità della nomina della commissione. Il retroterra però è tutto politico alla vigilia delle amministrative. De Caro affida ai social una lunga lettera, parla di volontà di sabotare il regolare corso della vita democratica e pure di un centrodestra ancora senza candidato che perde da 20 anni e vuole truccare la partita nelle prossime ore forse. Sarà lo stesso primo cittadino a parlare alla città, carte alla mano.